Giuseppe De Salvatore, del gol vincente contro il Randazzo, una partita che avete giocato bene, però avete sofferto fino all'ultimo perché forse non avete messo il gol del capo. Sì, loro sono una buona squadra, lo sapevamo già, infatti abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi in settimana. E nel primo tempo penso che li abbiamo messi un po' sotto noi, poi nel secondo tempo ci sta che loro si sono spinti un po' in avanti. Comunque tutto sommato forse siamo stati poco cinici sotto porta perché le occasioni le abbiamo avute. Secondo te questa vittoria mette la squadra, la tua squadra un po' in discesa in questo campionato che è abbastanza difficile, come siete? Parlare di discesa ancora credo sia presto perché domenica prossima abbiamo un impegno importante contro il Belpasso, che è una squadra attrezzata, e quindi credo che sia ancora presto, però è un segnale positivo che la nostra squadra ha dato oggi per questo campionato. Tu e Frazzi riuscite a realizzare gol importanti, gli altri purtroppo no. Secondo te che cosa manca quando si arriva negli ultimi 16 metri? Anzi, addirittura quest'oggi più di una volta un attaccante è stato posto davanti al portiere. Ma credo che sì, quelli siano episodi, magari sarà un periodo, però non è questo il nostro problema perché comunque nel bene o nel male le realizzazioni le abbiamo fatte, sia io o Frazzico, comunque andranno a segno anche gli altri sicuramente nel corso del campionato. De Salvo, pur essendo un centrocampista, segna abbastanza, ti sei posto qualche obiettivo quest'anno per quanti gol vuoi realizzare? Sì, naturalmente è una soddisfazione segnare, penso che lo sia per tutti, però per me l'importante è che la squadra vada bene. Ho accettato di venire in questa squadra perché ci credo nel progetto della società, comunque di fare un campionato di livello.